Ok, dopo aver visto il plugin per Unity, proviamo a vedere adesso di scaricarci un qualche cosa di low poly. Ne approfitto per andare su Sketchfab per vedere se ci sono ancora i boschetti che avevamo fatto qualche anno fa in uno dei miei corsi. Questi sono dei progetti molto interessanti. Questo è un boschetto fatto da Annalisa Di Pierro, si trova su Sketchfab, è scaricabile. Ne approfittiamo anche per fare una foto, quindi lo inquadriamo in modo tale da vederlo un po'. Benino, ci avviciniamo, facciamo print schermo e qui andiamo e facciamo la fotina. La foto la salviamo e ce la mettiamo sotto le immagini. Chiamiamo questa data ora, l'ultima PNG. Ci servirà poi perché vogliamo mettere una foto del template che produciamo. Comunque in questo video magari ci accontentiamo di andare in Unity e di elaborarla in qualche modo. Allora, vertici 15.500, quindi è decisamente buona. Download 3D model, ce la scarichiamo. Formato Blend, sì. Quindi scarichiamo il formato Blend, questo ci fa uno zip. Lo zip lo dobbiamo aprire, quindi tasto destro, io ho il 7-zip e lo estraggo in un nuovo boschetto call, eccolo qua. Vedete che questo è zippato, ma questo è no. Nuovo boschetto call, ci avrà dentro source e c'è dentro un punto Blend. Ok. Questo punto blend, a questo punto dobbiamo metterlo dentro Unity. Vi ricordate nell'ultima puntata che abbiamo una scena dove abbiamo sostanzialmente una telecamera e una luce, e qui andiamo sotto scene e ci abbiamo appunto questa sample scene. E tanto per fare le cose semplici, qui dentro ci metterò il blender direttamente. Quindi il blender direttamente, che lo tengo da qua, lo trascino, e questa operazione fatta in questo modo dovrebbe funzionare. Adesso qui, per capire se ha funzionato, conviene vederla al massimo della risoluzione. Vedete che mi ha preso la scena, e la scena vedete che mi ha preso tutto il suo contenuto, e qui tra l'altro abbiamo un po' di cose tipo camera, camera 1, camera 2, eccetera, che sono delle cose che non vanno bene. Quindi in questo video adesso, anche se diventerà un po' lungo, vedremo come massaggiare questa scena in modo tale da non avere troppe cose, ok? Quindi la cosa da farsi è di prendere questo boschetto e ce lo mettiamo qui da noi. Ora vedete che la prima cosa che noteremo è che il boschetto, che è messo in coordinate un po' strane, quindi lo azzeriamo, reset, ok? Quindi va in coordinate 0, 0, 0, però è sovrailluminato. Perché è sovrailluminato? Perché dentro ci sono queste cose che non c'entrano niente, quindi c'è le camere, ma noi la camera ce l'abbiamo già, e poi soprattutto le luci, quindi in teoria dovremmo cancellare queste luci. Se andiamo però a selezionarlo e fare canc, vedete che ci dice che questo è un prefab. Il fatto che sia un prefab in Unity ce lo dice perché è blu. Blu vuol dire che è un prefab. Prefab vuol dire che è raggruppato e non possiamo farci niente. Allora noi cosa facciamo? Facciamo tasto destro, facciamo l'unpack prefab. Questa operazione di fare l'unpack, vedete che ce lo fa tornare del colore normale, quindi non c'è nulla di strano. Quindi cominciamo e andiamo a cancellare le lampade che sono da dentro, che vengono da Blender. Quindi le selezioniamo, canc, vanno via. Vedete che l'illuminazione è tornata normale. E cancelliamo anche le tre camere perché tanto non servono a niente. Quindi seleziono con Shift e butto via questa. Quindi a questo punto abbiamo un prato, che è quello, e un boschetto low poly, che è quello. Ok? Ora, queste due cose, se noi le portassimo direttamente su Alt Space VR, facciamo Ctrl S, sarebbero Phantom.
questo non va tanto bene, no? Quindi conviene aggiungerci le collisioni. Allora, per aggiungere le collisioni dobbiamo aggiungere per ognuno delle mesh di cui è composto. Vedete che qui abbiamo un mesh renderer, questo qui, con tutte le cose sotto, e poi c'è il prato sottostante che è un altro componente. Se in alcuni casi ho trovato dei file Blender con centinaia di oggetti, in questo caso verrebbero tutti uno sotto l'altro qua, ma per evitare di dover aggiungere le collision uno per ciascuno a tutti gli elementi, andate sul padre, questo, fate tasto destro, fate Select Children, in questo modo si selezionano i children. Eventualmente, ecco, togliamo il papà che non ci interessa perché questo è vuoto e sui children facciamo add component e gli mettiamo un mesh collider. Quindi se noi andiamo a vedere boschetto low poly, che è questo, c'ha un mesh collider che gli abbiamo appena aggiunto adesso, ma anche prato c'ha a sua volta un mesh collider. Ora, prima di terminare il video, volevo solo dirvi, qui è un po' pericoloso questa scena perché il pavimento, cioè vedete che questo qui sembra che ci sia un pavimento, ma in realtà è soltanto una griglia. Quindi conviene che voi create un game object, e il game object lo facciamo un piano, vedete che viene fatto qua. Questo piano lo allarghiamo, quindi vado qua e lo allarghiamo. Ecco, questo piano ci consentirà praticamente di appoggiarci, se per caso usciamo in null space dal nostro boschetto, invece di cadere nel vuoto, almeno abbiamo una rete di salvataggio. Questo piano possiamo poi anche mettergli una texture, ma per semplicità non gliela mettiamo, e diciamo che per il momento salviamo. Ecco una cosa, forse prima di abbandonare, è di provare a vedere se vale la pena di mettere un. Adesso vedete che mi muovo col tasto destro, premuto e poi col W, posso guardare più o meno come sono fatte le varie cose, no? E dicevo, beh, la luce potrebbe anche andare bene, in altre situazioni ho dovuto aggiungerne altre. Qui tra l'altro forse ci sono dei difetti delle mesh, ma per il momento ci riteniamo così. Allora vediamo nel prossimo video come effettivamente importare questa cosa in Null Space VR e poi eventualmente se vediamo dei difetti le aggiusteremo in un altro video. Ah, solo una cosa, forse avete notato che non ho messo il mesh collider sul piano, ma questo perché il piano aggiunto in questo modo c'ha già lui un mesh collider, ok? Quindi siamo tranquillamente a posto. Arrivederci al prossimo video.